Ciao a tutti, sono Piero e è il mio primo post video da cui tutto l'imbarazzo, ho fatto un po' di prove, non sapevo come mettermi, non sono a casa con la webcam perché sono fuori, quindi mi sono organizzato con la videocamera e quindi le cose che dirò sono sulla base degli appunti che ho preso, non ho il computer qui per commentare in diretta i video. Allora vorrei dire alcune cose su le cose che hanno detto Francesco, poi Martina, Margherita e anche Sara, poi diciamo, i suoi commenti sull'iconicità e sulla sincerità, diciamo, mi trovo molto d'accordo con le cose che diceva Sara. Allora, io ho già postato ieri sera una mia nota, diciamo, di commento a un post e vorrei aggiungere alcune cose sul rapporto tra sincerità dell'informatore, diciamo, e interferenza del mezzo con cui noi andiamo a effettuare la ricerca. Allora, penso che di poter ribadire le cose che diceva Sava, sostanzialmente bisogna che ci domandiamo come mai ci viene così insistente il ritorno di questo tema. Insomma, no, tutta la ricerca antropologica ha sempre avuto questo problema. In che misura io interferisco con l'informatore con cui parlo, o interferisco con l'informatore di cui osservo le pratiche, no? Anche facendo uno shadowing con carta e penna. Io penso che lì dobbiamo veramente stare sereni, insomma, e continuare a insistere sul mondo terzo, insomma, di cui ci ha parlato Fabietti, no? Che poi è un mondo che anche la filosofia della scienza conosce bene, insomma, no? È un mondo in cui l'osservatore non è neutrale rispetto all'oggetto che osserva. Ora, che la metodologia, che la tecnologia consenta, appunto, metodologie di rilevamento particolarmente sottili, ecco, raffinate, come potrebbe essere una ripresa in video che non è raffinata perché, appunto, e qui sollevo un altro punto, la questione dell'iconicità, non è raffinata perché più vicina alla realtà dell'evento rappresentato, ma è raffinata perché consente una ricorsività notevole dell'analisi, cioè posso tornare indietro, rivedere un pezzo, consente, diciamo, di segmentare il flusso dell'evento in porzioni che poche altre forme, nessun'altra forma di registrazione, di annotazione consentirebbe, insomma, no? Quindi le cose che dice Martina su facce finte, che poi si è scoperto essere montature, la rabbia che producono chi ha scoperto che tante delle cose che possiamo aver visto, che ci sono state spacciate come vere, sono in realtà delle finzioni. Ecco, io le collegherei tranquillamente al saggio di McDougall citato proprio da Sara sul timore che abbiamo verso la rappresentazione visiva, no? Che in un certo senso sottrae potere al nostro strumento per quasi un secolo, cioè la penna. E penso che il problema potrebbe essere quello, no? Che la disponibilità oggi di metodologie come questa, che stiamo usando anche in questo esatto momento, mette un po' in crisi certe forme assonnate di potere che sono necessariamente elitarie, no? Io un po' la vedo anche nel dibattito che c'è attualmente sull'informazione, su quanto i blog siano opposti alla carta stampata, cioè certe forme immediate di comunicazione. Ovviamente è un paradosso dire che sono immediate, non ci può essere niente come una comunicazione immediata, ma certe forme che appaiono meno condizionate da specifiche competenze del soggetto che annota quell'evento, tecniche specifiche che vanno apprese in un lungo procedimento di acquisizione delle stesse, insomma, ecco. Quanto più la tecnica consente apparentemente una specie di democratizzazione della rappresentatività della realtà, della possibilità di rappresentare reale, e tanto più è probabile che queste tecniche vengano guardate un po' di cattivo occhio, insomma. Quindi
invece è interessante appunto come diceva Margherita sul fatto di non fissarsi sui social network soltanto come espressione di autoespressione, insomma, no? Perché ci sono tanti modi in cui i social network possono essere utili per comunicare, quello mi sembra appunto assolutamente importante, insomma, no? Io ne ho parlato qualche volta nel mio blog a proposito di certe discussioni sul fatto che i social network sarebbero inutili, gente che appunto che se ne andava via da Facebook un po' sdegnato, poi gente che diceva di non aver mai voluto ad accedere a quel social network perché non sarebbero diventato che una perdita di tempo, e ci sono molti casi invece in cui le cose sappiamo non essere andate così. Il più grande sciopero che si è mai realizzato nell'Egitto come stato indipendente si è realizzato nel 2008-2009 credo, grazie a un evento organizzato tramite Facebook, e una delle responsabili si è fatta trascrivere di galera. Quindi non è vero che i social network siano semplicemente così delle fonti di narcisismo. Quindi benissimo, io lo trovo assolutamente importante vedere appunto quanto i social network possono essere non soltanto, come si può dire, canali di espressione un po' narcisistica di se stessi, ma anche strumenti di aggregazione, tentativi veramente di produrre degli effetti offline, diciamo, no? Quindi uno ha un evento, io... Ecco, sono tutti, ci sono diversi esempi, insomma, che ci dimostrano quanto i social network possono essere degli strumenti estremamente funzionali e non necessariamente autoreferenziali, narcisistici, ma delle forme potenti di aggregazione. Ecco, come antropologi penso in questa dimensione, no? Quanto se collettivo, un gruppo, possa costruirsi attorno a una tecnologia come quella dei social network, io penso che sia un filone che vada assolutamente sondato in profondità, sicuramente sondato in profondità. Sui rilievi di Sara, un'ultimissima cosa volevo dire, sul rapporto tra iconicità, diciamo, e timore, diciamo, della tecnologia informatica, penso che bisogna rifletterci con estrema cautela, ma anche con estrema profondità. Cioè, io penso che dobbiamo sempre ricordarci che quanto più una tecnologia ci appare trasparente, tanto più significa solo che il suo sistema di codifica, la sua capacità di produrre segnali codificati, in realtà è occultato. Ecco, non dimentichiamoci mai quanto ci sia di ideologico, ecco, nella trasparenza dei canali di comunicazione. Basta, io direi che per questa volta mi fermerei qui. Se avessi altri rilievi li potrò postare, spero con meno impaccio, quanto prima. Un saluto a tutti, ciao!